È tornato con successo nella giornata di domenica 12 settembre l'evento particolare goliardico intitolato Le Rutte Olimpiadi, ideato da due DJ canavesani e organizzato in collaborazione con il comune di Ingria e la Proloco dopo un anno di rallentamento a causa della pandemia, come ha sottolineato il sindaco Igor De Santis. Torna la possibilità di ritrovarci qui a Ingria, in alta quota, negli spazi aperti e perché no, con un po' di goliardia come da tradizione in questi ultimi anni. Il motto di Ingria è Ingria c'è e lo dimostra. Ci è rallentato, ma noi non molliamo mai, non l'abbiamo fatto e continueremo a non farlo, ci crediamo che eventi come questo, il goliardico dell'eventualità di oggi, è comunque a un buon fine come la causa di Gioele, ma tutte le volte che ci sarà possibilità di promuovere il territorio con l'enogastronomia, con il divertimento, il far conoscere il nostro territorio, è un'ottima occasione per venirci a trovare a Ingria. Parte del ricavato dell'evento verrà devoluto al piccolo Gioele, non solo divertimento quindi, ma anche solidarietà, come ha rimarcato il consigliere Andrea Cane. Il canavese ha risposto sì, ci sono veramente tantissime persone, ringrazio tutti i cittadini, tutti i turisti, tutti coloro che ci hanno aiutato a far sì che questa giornata iniziasse nel migliore dei modi, c'è anche uno splendido sole e questo perché soprattutto per Gioele vogliamo poi continuare anche nei prossimi mesi a organizzare eventi simili. Ovviamente oggi c'è goliardia ma c'è anche solidarietà e noi siamo ben felici di accogliere più persone possibili a Ingria. Ricordo anche che a breve inizieranno anche i lavori per il nostro negozio di alimentari, quindi questa è una news, una breaking news che volevamo oggi con il sindaco comunicare a tutti i cittadini. Cane, nella doppia veste di consigliere ingriese e consigliere regionale, ha lanciato un appello sul tornare a vivere in montagna. Ingria c'è, cresce sempre di più, noi invogliamo le persone a venire a risiedere in montagna perché qua ovviamente c'è una qualità della vita diversa. È vero, siamo lontani dalle grandi città, però si sta bene, c'è allegria, insomma c'è goliardia, c'è unità con i cittadini e tutto l'anno si lavora per poter insomma portare sempre più gente nelle nostre montagne. Ingria, in collaborazione con altri comuni della Valle Soana, ha allestito delle sale per il co-working. Questo periodo di Covid sicuramente ha fatto un po' anche scuola, l'unico lato positivo che non posso vedere è quello anche del discorso del co-working, smart working, metodi di lavoro a distanza, ovviamente non per tutte le tipologie, ma laddove si possa fare. Noi come comune di Ingria abbiamo anche attrezzato delle sale, quindi degli ambienti nel palazzo comunale, proprio per agevolare chi vuole lavorare magari qui in montagna, nello scenario alpino, ma comunque stando collegato e facendo le attività che farebbe in ufficio a Torino. Proprio per questo è partito anche un bando regionale, quindi un'ulteriore possibilità per proprio portare nuovi residenti, portare vita in tutto l'arco alpino con dei contributi per le ristrutturazioni per chi dovesse decidere di venire in pianta stabile ad abitare nelle nostre valli. Molte aziende, tra cui anche multinazionali come Axians e noi come Comune di Ingria siamo stati i promotori, hanno sperimentato una giornata di lavoro a cavallo di un weekend, quindi un insieme di lavoro e team working proprio nel nostro comune, e altre multinazionali mi stanno contattando proprio per portare avanti questo tipo di esperienze e possibilità per il futuro. Inoltre attivo dal 1 settembre il bando regionale per sostenere coloro che vogliono vivere e lavorare in montagna. Il 1 settembre è partito questo bando che abbiamo voluto fortemente insieme all'assessore alla montagna Fabio Carosso e anche al presidente Alberto Cirio. È rivolto non solo ai cittadini che vogliono comprare o ristrutturare delle case in montagna, ma anche ai cittadini che vogliono avviare un progetto imprenditoriale nelle nostre montagne. Quindi stiamo facendo di tutto affinché le nostre montagne possano essere ripopolate e offriremo dei contributi in base a degli scaglioni, soprattutto riferiti ai giovani, quindi insomma un valore aggiunto sarà il fatto di essere nato dal 1980 in poi. Quindi cosa dire ancora? Vi aspettiamo nelle nostre montagne. Ale!